14 dicembre 1901. Guglielmo Marconi realizza la prima trasmissione radiotelegrafica senza fili attraverso l'oceano, da St. John di Terranova, nel Canada, a Poldhu in Cornovaglia, nell'Inghilterra meridionale. Ecco la notizia raccontata dalla viva voce di Marconi. Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. A questo fine decisi nel 1900 di far costruire due potenti stazioni radiotelegrafiche, una a Poldhu in Inghilterra e l'altra sulla costa dell'America, una collina nei pressi della città di San Giovanni di Terranova, una stazione ricevente provvisoria, nella quale l'antenna sarebbe stata costituita da un semplice filo aereo sollevato da un pallone o da un cervo volante. La mattina del 12 dicembre tutto era pronto. Alle 12.30 ecco giungere al mio orecchio, debolmente, i segnali che venivano lanciati nello spazio dalla stazione di Poldhu sull'altra sponda dell'oceano. La notizia avrà ampia eco in tutto il mondo. Con un telegramma, Marconi annuncia trionfante la notizia anche al governo italiano, che non ha mai creduto alla sua scoperta e l'ha costretto a trasferirsi all'estero. La scoperta del radiotelegrafo di Marconi permetterà di salvare i naufraghi di molte navi. Marconi riceverà il premio Nobel per la fisica nel 1909.